avevamo già visto in passato lo Smart NP Maxi e di come era abbastanza rapido e semplice interfacciarlo in domotics attraverso l'hardware già predisposto. Oggi invece di parlare di domotics parleremo di Node-RED. Vi farò vedere come è possibile collegare una scheda Smart NP Maxi all'interno di Node-RED per pilotare le uscite relay, vedere gli stati degli ingressi e pilotare le uscite analogiche. Per fare questo andremo a utilizzare il protocollo SNMP, che lo troviamo qui, deve essere abilitato, qua c'è la porta e qua abbiamo le varie configurazioni community, dove si potrà solo leggere o anche leggere e scrivere. Fatto questo all'interno del Denkovi, vi faccio vedere un attimo il manuale dove possiamo trovare tutti gli indirizzi OID che servono per collegarsi da Node-RED al nostro ingresso analogico oppure uscita digitale del Denkovi. Come vedete, è composto da una prima parte di numero più una seconda parte di numero che va a identificare il tipo di ingresso che abbiamo. Ad esempio, questo valore qua, 821170, fino al 7.7 corrisponde agli stati degli ingressi digitali. Qui abbiamo la misura degli ingressi analogici che sono sempre 8 ingressi. Questo qui è il valore reale, oppure possiamo avere l'integer da 0 a 1023 e più in basso possiamo avere anche l'unità analogica. Qua sopra possiamo trovare anche lo stato dei nostri relay. Sono dei registri che si possono sia leggere che scrivere, anche quelle delle analogiche. Visto questo, andiamo in Node-RED e dobbiamo installare la palette Node-RED Node-SNMP. Queste sono le mie prove. Vado ad utilizzare due Denkovi, uno che è già in funzione e uno che è collegato provvisorio. Vediamo come funziona. Attraverso un nodo inject vado ad eseguire i flussi ogni secondo per riportare sulla mia dashboard i valori di temperatura, ingresso analogico, uscita analogica, stato del relay e stato dell'ingresso digitale. Andiamo a vedere di come si compone il flusso. Andiamo qua, utilizziamo il nodo SNMP, dobbiamo impostare il nostro host che corrisponde al Denkovi, la community che utilizziamo privata che dà la possibilità anche di scrivere e qui abbiamo il nostro indirizzo ID che abbiamo visto all'interno del manuale del Denkovi. Fatto questo, vi faccio vedere anche per gli altri, sono tutti impostati uguali, cambia solo l'indirizzo ID dove si trova il valore e andiamo a pescare il valore in payload 0 value. Il valore in uscita lo mandiamo all'interno dei nostri grafici o dei nostri gauge e oppure i nostri LED per vedere lo stato acceso o spento. Per quanto riguarda il valore in uscita della temperatura, che va da meno 55 a più 155, è il valore che esce già direttamente dal Denkovi, non converto niente. Per quanto riguarda l'ingresso analogico, dato che vado a leggere il valore che troviamo qua, misura del valore, e non vado a utilizzare l'ADC valore che va da 0 a 1023, ottengo già il risultato finale. In questo caso leggo un sensore di umidità e va da 0 a 100%. Per quanto riguarda l'uscita analogica, invece vado a leggere il valore che troviamo in digitale da 0 a 1023. Per lo stato del LED del relè, in uscita posso avere un valore 0 o un valore 1 che mi dirà se il relè è acceso o il relè è spento. In questo caso spento LED verde, acceso LED rosso. Stessa cosa anche per vedere lo stato dell'ingresso digitale. Vi faccio vedere, questa è la dashboard. Abbiamo un'uscita analogica, in questo momento a 606 punti, l'ingresso di temperatura a 20,2 gradi, l'ingresso analogico che è l'umidità al 38,2%. Qui abbiamo lo stato dell'ingresso digitale e lo stato del nostro relè. Per andare a comandare invece i nostri relay e la nostra uscita analogica, utilizzo uno switch in dashboard. Nel payload manda un segnale 1 in uscita oppure 0 in uscita se on off. Fatto questo, andiamo a creare una funzione
e un SNMP set in uscita che va a replicare una configurazione similare. Andiamo a vedere la funzione. Andiamo a prendere il valore che esce dal payload, che può essere 0 o 1, e lo andiamo a riportare qui, perché questo è il messaggio d'uscita che viene composto dall'indirizzo, il tipo di valore che mandiamo, quindi integer, e il nostro valore che mandiamo. Il valore lo peschiamo dal payload, l'integer, e lo ID lo inseriamo noi. Bisogna aggiungere l'host, che è l'indirizzo IP, e la community che utilizziamo privata. Questo è per pilotare un relay. Per quanto riguarda il pilotaggio dell'uscita analogica, utilizzando uno slider che va da 0 a 1023, vado a mandare il valore, come per il relay, ma in questo caso all'uscita analogica, attraverso questa funzione. Il value che andiamo a impostare qui, che viene pescato dal payload, va da 0 a 1023. Visto questo, andiamo a vedere nella dashboard. Se io vado a impostare valore a 0, vedete l'uscita analogica torna a 0. Anche all'interno dello Smart Den la troviamo a 0. Per quanto riguarda relay, accendo il relay e qui vediamo che il relay si accende. Faccio vedere anche la prova dell'ingresso digitale. Ingresso digitale a 1, input a 1. Andiamo a vedere nel Dencovi. Ok. Vado a togliere l'ingresso digitale e va a staccarsi l'ingresso digitale. Una cosa da tenere conto però è questa. Se io vado a spegnere il relay dallo Smart Den, mi trovo che all'interno della dashboard il relay si spegne, ma rimane acceso lo switch. Stessa cosa per l'analogica. Se io vado a mettere l'analogica 432 nello Smart Den, vedete che è arrivata a 432, vediamo qua il valore, ma se io vado a modificare il relay e la nostra uscita analogica, vado su set a 118, andremo a variare l'uscita analogica, ma lo slider rimarrà al valore che avevo impostato io dalla dashboard. Per risolvere questi due problemi dello slider e dello switch, bisogna fare un ritorno di feedback all'interno della dashboard. Quindi il relay in ingresso andrà a prendere il valore in uscita dal nostro stato relay. Quindi se arriva a 0, manda lo 0 alla dashboard, se arriva a 1, manda a 1 nella dashboard. Stessa cosa anche il nostro slider con l'uscita analogica. È un ritorno di feedback sui nostri due blocchi della dashboard. Vi faccio vedere il funzionamento. Se io vado a impostare lo slider a 0, va a 0. Se io adesso vado a utilizzare attraverso direttamente la pagina del Dencovi, vado a settare a 572, questa volta oltre a spostarsi il grafico dell'uscita analogica, si va anche a spostare lo slider dove abbiamo il valore analogico. Se vado a spostare qui, andremo a spostare qui e andremo a spostare anche qua 328. Stessa cosa per lo switch. Se io questa volta vado a accendere, si accende il relay. Se vado a spegnerlo attraverso Dencovi, anche nella dashboard avremo lo spostamento dello switch. Questo perché ha i due ritorni di feedback. Questo è tutto quello che bisogna sapere per pilotare una scheda Dencovi con il protocollo SNMP da Donored. Grazie e arrivederci al prossimo video.